Questa torta di origine austriaca, famosa in tutto il mondo, ha tante sue versioni che possiamo trovare nel web. Noi andiamo a fare la versione di Simone Esposito pasticciere. Vai con la sigla! Allora, la prima cosa che facciamo è il pan di Spagna cioccolato, mettiamo le uova e lo zucchero a montare in planetaria, se avete uno sbattitore a mano anche va bene, però vi assicuro che in planetaria fate molto molto prima, mettiamo alla medio-massima velocità e facciamo montare a schiuma ben ferma. Intanto setacciamo le polveri, mettiamo il tutto in un passino, in un setaccio, andiamo a setacciare anche il cacao, la vaniglia. In questa fase inseriamo le gocce di cioccolato, mescoliamo per bene con un foglio di carta da forno e inseriamo le gocce di cioccolato. Metto su un foglio di carta da forno, così dopo è comodo da inserire questo composto nelle uova. Andiamo a mescolare per bene il tutto e poi andiamo a oleare un classico orto da pastiera napoletana. Voi potete usare qualsiasi teglia tonda. Io con un foglio di carta da forno, vedete, riciclato, vado a mettere sul fondo per assicurarvi che la torta fuoriesce dalla teglia. Vado a fare il fondo e anche il laterale riciclando la carta da forno. Nel frattempo, e voilà, la schiuma del pan di Spagna è pronto, fa il becco di gallina, quindi è pronto. E vado a inserire le polveri in tre fasi. Prima la prima fase in questo modo e vado con un frustino a mano, vado a girare per bene senza far scomporre il composto. Inserisco anche la seconda fase, mi metto da vicino e vi faccio vedere meglio. Ecco, in questo modo, così dal fondo verso l'alto, sempre in questo movimento, in modo tale da mescolare bene. E poi l'ultima fase, questo poco di farina e composto che è rimasto, vado a inserire il tutto e voilà, il composto è pronto, non è smontato del tutto, deve essere un po' più smontato ovviamente, ma corposo, vedete, si prende con un tarocco o cartoncino e vado a mettere nella teglia in questo modo, riempiendo il tutto, e vado ad infornare, vado a livellare prima con un cartoncino e vado ad infornare. Vedete il composto come è ben spumoso, faccio vedere in questo modo, e vado a infornare al centro del forno, e quando è pronto, guardate che spettacolo, ben asciutto, la temperatura ve la indicherò ovviamente sopra impressione, a pan di Spagna raffreddato completamente dopo almeno 2 ore, 3 ore di raffreddamento, il giorno prima è l'ideale. Vado a togliere, vedete, comodamente la carta da forno e voilà, un pan di Spagna perfetto al cioccolato. Vado a tagliare in due parti uguali, vado a pulire sempre la parte circostante alla lavorazione e vado a inserire 3/4 del composto di albicocche, l'altra parte la metteremo in superficie, vado a riempire per bene la parte centrale. Non c'è bisogno di bagnare questo pan di Spagna in quanto morbidissimo e prenderà anche il sapore e l'umidità dell'albicocca sia in superficie che centralmente. Vado a mettere la parte superiore e adesso vado a cospargere della restante albicocca tutta la superficie, in questo modo, anche lateralmente ovviamente. Facciamo bella lucida tutta la torta e cospargendo uniformemente tutta la bicocca, guardate che spettacolo, torta perfetta. Adesso con dei fogli di carta da forno rettangolari vado a tagliare 2 volte, andiamo a fare la parte laterale che ci servirà come base per colare il cioccolato, che verrà recuperato poi in una teglia che ci servirà per la scritta finale.
Fatto ciò, andiamo a fare la glassa al cioccolato fondente, portiamo al bollore la panna, come sempre, spegniamo e inseriamo il cioccolato fondente all'interno. Girando continuamente, sia con un cucchiaio di plastica o di legno, e poi andiamo a inserire la frusta, se volete, per avere un composto ancora più uniforme. Quando mettiamo la frusta, guardate che spettacolo, diventa una glassa bella lucida e perfetta. Ovviamente il tutto, vi ricordo, a fiamma spenta quando inseriamo il cioccolato, e mettiamo la glassa in una terrina di vetro o altro materiale, non c'è problema. Aspettiamo 5 minuti, non molto, e possiamo colare la glassa sulla torta, la metà più o meno della glassa, tre quarti di glassa, la restante la conserveremo per la scritta, anche questa che verrà colata e tolta lateralmente. Andiamo a sbattere un poco e andiamo a livellare con una spatola la parte laterale, se è imperfetta, e tranquillamente dal primo foglio di carta che si toglie facilmente andiamo a fare in questo modo, mettendo la restante glassa senza sprecare nulla in una terrina di vetro. Andiamo a pulire lateralmente sempre il piatto della torta per avere una torta pulita e sistemata. Guardate che spettacolo, ragazzi. Adesso vado a fare la decorazione di cioccolato. Questa parte è facoltativa, potete anche evitare. Prendo un po' di cioccolato fondente, la vado a sciogliere a bagnomaria in un po' d'acqua con tutta la terrina di vetro e vado a cospargere in modo rettangolare, perché dovremmo fare i pezzi di cioccolato quadrati. Nel frattempo vado a fare due sacchetti di carta da forno. Questo sarà il sacchetto per fare la scritta con la restante glassa che abbiamo tolto dalla produzione, e voilà, faccio ciò. A cioccolato raffreddato vado a tagliare lateralmente con un taglia chiacchiere, questo è taglia pizza o chiacchiere, vado a togliere la parte laterale per fare precisamente i pezzi di cioccolato quadrati. Vado a prendere le misure, ovviamente dovrà essere la misura della torta lateralmente, non deve essere troppo grande, altrimenti sarà più grande il pezzo di cioccolato che l'altezza della torta. Cioccolato raffreddato, guardate come si staccano bene i fogli di cioccolato quadrati, guardate che spettacolo. Andiamo a decorare tutto il giro torta, ovviamente si può rimanere anche come sta senza mettere la decorazione di cioccolato, perché guardate com'è bella questa decorazione semplice. E vado a fare, ovviamente sempre facoltativo, delle piccole decorazioni con un po' di colorante in polvere oro, in modo tale da dare quel tocco di color oro alla torta. Vado a mettere i restanti pezzi di cioccolato in superficie, così fatti così, e vado a scrivere con la glassa che mi è avanzata. Guardate che spettacolo. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi ai miei canali social, YouTube Simone Esposito Pasticcere, su Facebook Simone Esposito Pasticcere, Instagram e TikTok. Ragazzi, adesso vado a fare l'assaggio di questa spettacolare torta, guardate che bella. Ragazzi, mi raccomando, seguitemi sempre, alla prossima ricetta, e adesso vado a fare il mio assaggio, guardate che spettacolo, una fettona cioccolattosa, spettacolo. Ragazzi, alla prossima ricetta. Un abbraccio a tutti.